Questa sarà la maglia con la quale il sodalizio signor Prestito CMP e Futura Matera disputeranno il campionato di Serie A di calcio a 5. La maglia è stata donata dal presidente Rocco Auletta al sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri durante la conferenza stampa di presentazione della squadra che si è svolta a Matera nella sala Nelson Mandela del municipio. È un'altra iniziativa forte e direi quasi nazionale ed europea di questa operazione che oggi si fa col calcio a 5. Una squadra di Serie A non è tutti i giorni che capita nel mezzogiorno, è un vertice sportivo, è un'altra fiammata di orgoglio e di responsabilità per la città di Matera. La squadra si chiamerà Signor Prestito CMB Matera, annunciato il presidente Rocco Auletta. C'è stata questa unione, fusione, cooperazione, partnership, come la vogliamo chiamare, e quindi diciamo che inizia un nuovo percorso per il CMB, ma che deve e può mantenere in vita il CMB per tanti anni. Quali saranno gli obiettivi di CMB quest'anno? Ora saranno sempre gli stessi. Salvezza tranquilla, ma poi tutto quello che viene in più lotteremo per raggiungerlo. Come è stato anche l'anno scorso, eravamo partiti con quell'obiettivo, ma poi abbiamo dimostrato nel corso della stagione di poter dire la nostra su tanti campi. Il roster che è stato costruito è un roster importante anche quest'anno, con un numero di giocatori importanti, un altro giocatore che verrà annunciato ma che abbiamo già definito, e quindi abbiamo un roster importante. Poi il campo che dice se abbiamo fatto bene o non avremo fatto bene. L'iniziativa, ha spiegato il segretario del CMB Mario Braia, vedrà la città di Matera, la sua provincia e tutta la fascia murgiana della Puglia protagoniste di questa esperienza. Di ottima opportunità di crescita per la città di Matera ha parlato l'assessore comunale allo sport Giuseppe Tragni, mentre il direttore sportivo Angelo Pascale ha spiegato in dettaglio il progetto del CMB, ricostruito quasi da zero dopo l'abbandono dell'allenatore e di quasi tutti i giocatori. Nino Crapu, dirigente della nazionale di futsal quando vinse gli europei nel 2014, ha sottolineato che il progetto nasce da una sinergia tra persone serie, persone di sport che quando si impegnano per passione, rimettendoci tempo e soldi, rendono l'impegno positivo. Siamo onorati che il CMB abbia scelto proprio la Futura Matera come partnership per far sì che si svolga questo nuovo campionato di Serie A. E tutto questo è avvenuto perché sicuramente negli anni anche noi abbiamo lavorato benissimo, anche perché, e questo voglio dirlo un po' a tutti, cioè il frutto di questo sport non è soltanto che la squadra scende in campo, ma dietro c'è un lavoro non indifferente, e quindi più persone ci sono e più persone lavorano con passione e più si riesce a fare bene questo tipo di lavoro. Quindi ribadisco, contentissimi di questa unione che spero che vada avanti nel tempo. Tutto dipenderà sempre, io lo ripeto sempre, dalla disponibilità che la città darà a questa squadra, perché questa squadra vuole diventare proprio la squadra di Matera.